Sì, prima dicevo che la mia realtà era completamente diversa dalla loro realtà, mentre poi in realtà c'erano anche delle somiglianze, e rispetto alla definizione che abbiamo visto prima e rispetto alla sua esperienza con questo curandero in Ecuador, dice che gli ricordava effettivamente molto spesso un artigiano, cioè come gli elettricisti da noi in qualche modo, perché è molto diverso, diciamo gli sciamani sono delle persone in Amazzonia e magari in altre parti del mondo sono visti in modi molto diversi, in Amazzonia non sono i classici saggi che ci possiamo immaginare che meditano, che sono separati, non so come dire, dal resto della società, ma anzi, cioè, può capitare che vai a ballarci insieme, a bere una birra. E questo per dire che la magia e il potere degli sciamani è totalmente integrato nella vita quotidiana in Amazzonia, e che lo sciamano non è una persona speciale o una persona diversa dalle altre, se non all'interno del contesto della cerimonia. This is more detail about how magicians understand the practice of magic. I'm not sure that it's so very important to understand all these details now. I just wanted to somehow start to get an idea of what magic is and how it relates to this I think would be good to translate. Mi chiede di tradurre tutto. And this is written by a Romanian in 1984 who was a very distinguished scholar of history, and he specialized in magic. And at some point he was assassinated in the University of Chicago in the late 80s by Ceausescu's well, that's the idea, but maybe some local outfit did it for them. But he was very outspoken about the role of money and advertising and so on, and he was very outspoken about the politics in Romania. Farà la precisazione che queste parole provengono da questo studioso, uno storico romeno, che è stato, queste cose le ha sentite nel 1984 ed è stato assassinato all'Università di Chicago a fine degli anni 80, probabilmente da guardie di Ceausescu, e questo perché era che le cose le diceva e che in particolare studiava e criticava il denaro e la pubblicità nella società contemporanea, e criticava anche la politica non solo in Romania. E la traduzione è che allora la pubblicità moderna è una forma di magia e propone che le società consumistiche contemporanee, moderne, possono essere viste come degli stati magici in cui il controllo sociale è principalmente mantenuto non attraverso la violenza ma attraverso la manipolazione magica con cui sono attraverso immagini caricate magicamente. È un insight importantissimo, un pensiero importante, cruciale. Quando le persone trattano ad esempio dell'acqua zuccherata marrone come una fonte della loro identità e il valore umano, la loro somiglianza con i personaggi delle fiabe sotto un incantesimo, non è accidentale.
sono come presi da un sortilegio, spero. So that's the sort of set and setting, I think, of taking some of these plants back to where we are and use them. And I think that money and power uses these magical forms like images and money. See, this is the point, yeah? If this was an academic presentation, someone in the audience would say, you're contradicting yourself. Your categories are unstable and flowing into each other, but that's just because I'm just sort of quite randomly thinking about this. Appunto questo discorso della denaro e della pubblicità come qualcosa di magico, secondo lui ricalca proprio questa idea del set e setting, e quindi di riportare certe piante e usarle qui dove siamo noi. E poi vabbè, perché qui dice, se fossimo in un ambiente accademico vi criticareste perché non sono coerente, però appunto perché sono pensieri anche che sta producendo in questo momento. This I think is already been said, but if we think of ayahuasca as healing, then when that healing takes place in this culture, it automatically becomes part of the rest of our health culture. And at the moment, it is increasingly difficult for people to get access to healthcare. There was maybe in some countries in Europe for a little while good healthcare, but it's disappearing, it's becoming private. You have to pay to go to hospital. Now, if ayahuasca is such a fantastic healing agent, but it costs a lot of money, then who is going to drink it? Sì, se interpretiamo l'ayahuasca come un modo per curarci, una cura, quando questo avviene nelle nostre società, diventa in qualche modo parte anche di un sistema di cura. E se pensiamo all'accesso al sistema di cura, no? Cioè, sistema sanitario, per come lo chiamiamo qua, e a come in realtà questo accesso viene via via sempre di più ridotto, in qualche modo lui si pone questa domanda: se l'ayahuasca, che comunque è una potentissima pianta, una potentissima forma di cura, costa anche molti soldi, e quindi si pone la domanda di chi ha accesso a questa cura. I have heard from a friend that there is a sort of tendency in the marketplace, to put it as it is, of people in the US who sit in very powerful positions where they either move commodities or money around, and they're very aware of what they're doing, and they realize that this is not very good, and they get a bad conscience, and so they go for weekend trips to California for a whole week, and they drink ayahuasca and they go river rafting, and you know, they hang out with their friends, and they become healed, they get back in balance. Mi raccontava un amico che c'è questa tendenza, chiamiamolo del mercato, di persone, soprattutto negli States, che hanno posizioni di potere, quindi occupano delle posizioni abbastanza alte, e che sanno quello che fanno, cioè sanno che fanno un lavoro di merda e che sono degli stronzi. Adesso ve la dico brutale, andiamo a farci più.
E quindi cosa succede? Che si prendono un momento di relax, vanno a farsi l'ayahuasca in California o whatever, e in qualche modo si purificano, si curano, e quindi tornano a casa in qualche modo un po' più alleggeriti da questo grosso senso di colpa che sentono rendendosi conto di quello che fanno. Ok. There is a TV series called Weeds. I don't know if anyone knows this. It's about a Californian housewife who starts selling weed. And in one of the episodes, she drinks ayahuasca. She's involved with a Mexican gangster who is smuggling people and women and... drugs, and he's also the mayor of Tijuana. And as she has become aware of his crimes, she's beginning to develop a headache. She's getting a migraine because it's sort of haunting her conscience that she's involved with these crimes. Se ho capito bene, voi la conoscete la serie TV Weeds. C'è una, no, è quella in cui c'è una casalinga californiana che a un certo punto si mette a smazzare erba. E c'è una puntata in cui lei arriva a prendere appunto prende l'ayahuasca e in qualche modo lo fa come cura perché lei praticamente compra marijuana da questo messicano che è coinvolto anche in altri giri loschissimi, tipo anche lo smuggling, il traffico di esseri umani, eccetera. E quindi in qualche modo anche in una TV, una serie TV che è molto famosa, questo elemento del pulirsi la coscienza, cioè l'ayahuasca. So what I'm saying is hardly news, it's been TV popcorn already. Sorry? Ayahuasca? So, there's another part of the story actually. When they're going to drink the ayahuasca, the shaman suddenly hesitates and he says to the gangster, the plants are telling me not to give it to her. And the gangster says, that's okay, I will give it to her. And the shaman tries to say that that's not really what the plants meant, but it happens anyway, so she's given this. So in the story is also you know, an interesting kind of power relations exhibited. But the main story for me was that it is even in comedy represented the way in which rich and powerful and evil people use these things to find balance in their life. The gangster says that when she speaks of her headache, he says, I use this when I feel unstable. Ok, infatti prima forse non avevo capito tutto, perché praticamente lei è andata a fare l'ayahuasca con anche questo gangster. A un certo punto lo sciamano esita e dice no, la pianta mi sta dicendo di non dargliela a lei, e il gangster risponde vabbè no, non ti preoccupare, gliela do io. E lo sciamano dice beh non è esattamente quello che intendevo, comunque poi alla fine gliela dà, eccetera eccetera. Però il punto che appunto lui voleva fare è proprio come si è appunto diventato così diffuso questo discorso, che anche nelle serie TV si vede che appunto persone che fanno schifo in qualche modo ritrovano un loro balance, un loro equilibrio, si riequilibrano in qualche modo attraverso l'uso dell'ayahuasca.